in questa domenica nella quale viviamo la festa della Santissima Trinità. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito è Dio, ma non sono tre dei, è un solo Dio e tre persone. Il mistero che ci ha rivelato Gesù Cristo, la Santa Trinità. C'è il Padre, al quale io prego con il Padre nostro, c'è il Figlio, che mi ha dato la redenzione, la giustificazione, c'è lo Spirito Santo, che abita in noi e dà vita alla Chiesa. Il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito Santo è amore. E in quanto è amore, Dio, pur essendo uno e unico, non è solitudine, ma comunione fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Perché l'amore è essenzialmente dono di sé e nella sua realtà originaria e infinita è Padre che si dona generando il Figlio, il quale si dona a sua volta al Padre e il loro reciproco amore e lo Spirito Santo, vincolo della loro unità. Non è facile da capire, ma si può vivere questo mistero tutti noi, si può vivere tanto. È una festa, quella di oggi, comunque la Trinità ispira una devozione popolare davvero molto significativa a mio avviso. Allora, tra gli appuntamenti che festeggiano questa ricorrenza ce n'è uno in Sicilia, quindi vicino a casa tua, esattamente a Forza d'Agro. Andiamo in Sicilia e poi torniamo in studio. Forza d'Agro, a pochi passi da Taormina, è molto famosa per questa festa della Santissima Trinità. Dietro le mie spalle il gonfalone della Santissima Trinità che andrà in processione e dietro ancora sulla pala d'altare c'è il quadro della Santissima Trinità rappresentato da tre angeli che incontrano al bramo nel deserto. Durante la celebrazione di questa festa tutta la confraternita, ma anche tutta la popolazione, fanno delle ciambelline di pane intrecciato che noi chiamiamo kuduri. E viene lavorata in questo modo. Si fanno dei pezzetti e tutti insieme facciamo delle corde. Una volta preparate le corde, siamo pronti per fare le trecce. E queste tre corde rappresentano la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il momento della vestizione dei confrati della Santissima Trinità è un momento molto importante. Si inizia con indossare un abito bianco, rappresenta la purezza dei popoli. A seguire viene indossato il cordone, che viene fermato sul lato sinistro dell'abito bianco. Adesso indossano la mantellina di colore rosso, che rappresenta la fede verso la Santissima Trinità. A seguire viene indossato intorno al collo l'effigie della Santissima Trinità. Adesso indossano il cappuccio bianco. E andiamo tutti insieme a prendere lo stendardo. Da questa chiesa esce la confraternita in processione con tutti i fedeli e va ad incontrare l'altra confraternita di Gallo d'Oro. Lo stendardo della Trinità si avvicina piano piano con una sorta di balletto fino a incontrare lo stendardo di Maria Santissima Annunziata e Assunta, dove avviene l'abbraccio e il bacio, che sta a significare l'unione della famiglia. Grazie a Barbara Borgiotti e colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri registi che veramente aprono delle finestre importanti, no? Per le nostre riflessioni. Tu sei siciliana, conoscevi questa? No, devo dire di no. Festa? No, perché è una festa significativa nella quale tra l'altro si accosta la Trinità con Maria. Ecco, qui abbiamo veramente l'esempio concreto di cosa significa Maria, una donna, che accoglie l'annuncio da parte dello Spirito Santo, dell'angelo che dice, ecco Maria, nulla è impossibile a Dio, ecco, e tu concepirai e avrai un figlio. Quindi Maria realizza proprio, è l'inabitazione, è la dimora della Trinità. È vero che concepisce il figlio
di Dio che diventa Gesù. Tramite lo Spirito Santo viene a realizzarsi il disegno del Padre. Il Padre che vuole rigenerare la sua creatura, la nostra umanità, però in questo anche l'incarnazione, il concepimento di Maria non è un atto di una sola persona, non è il figlio che poi diventa uomo in Gesù, è veramente la comunione, l'operazione di tutte e tre le persone, e Maria diventa veramente l'esempio concreto. È significativo, sì. No? Come la sapienza popolare sì. sappia andare al concreto, al sì. centro poi di quella sì. che è una verità importante. La verità. Anche se lo dico.